Frega è un'azienda che esiste da oltre 50 anni ed opera nel mercato degli accessori nautici, più nello specifico nella progettazione e produzione di gonfiatori elettrici, manuali e pedale e accessori come pagaie, remi e valvole. Scoprega è leader nella produzione di gonfiatori ed ha, fra l'altro, un catalogo molto vasto. Al contempo riesce anche a soddisfare al massimo le richieste di customizzazione per i suoi principali clienti. Prima di utilizzare le tecnologie HP, ci affidavamo ad altre tipologie di prototipazione rapida che però non ci permettevano di ottenere e realizzare prototipi funzionali. Riusciamo a fornire, nell'arco di una settimana dalla richiesta del cliente, un prototipo customizzato funzionale. Grazie alle tecnologie di stampa 3D HP siamo stati in grado di realizzare componenti che vengono usati nell'assemblaggio dei prodotti finiti. Abbiamo realizzato nuovi prodotti in cui sono stati ridotti il numero di componenti di circa un terzo rispetto alla fase progettuale e di conseguenza ridotti i tempi di assemblaggio e i costi. Produrre con i metodi precedenti comporta l'uso di acciaio o di altri materiali in modo considerevole, con un consumo energetico enorme. Il consumo di risorse con i metodi tradizionali oramai non è più neanche eticamente pensabile. Allora è chiaro che non possiamo più approcciare lo sviluppo del prodotto come prima. Troppi materiali per fare un qualcosa sono coinvolti, mentre nella struttura di costruzione additiva il materiale che serve è quello che serve unicamente per costruire l'oggetto. L'acquisizione delle tecnologie HP non solo ci ha permesso di crescere nel nostro settore e nel nostro ambito, ma ci ha permesso anche di intraprendere nuove strade, supportando lo sviluppo di nuovi progetti. Grazie al know-how acquisito, siamo stati in grado di realizzare un nuovo progetto, un jetboard completamente nuovo, che altrimenti sarebbe stato impossibile da realizzare. Il jetboard è composto da diverse parti, due delle quali stampate in 3D, come l'housing della batteria e la maggior parte dei componenti dell'unità motrice. Dopo il primo mese di progettazione abbiamo realizzato i primi test statici e dopo altri due mesi abbiamo fatto i primi test in acqua. Altri fattori determinanti sono stati la capacità di tenuta e resistenza meccanica dei pezzi in acqua e la possibilità di stampare in un unico componente diversi pezzi che altrimenti sarebbero stati prodotti separatamente. Le nostre due 4210 lavorano in media 4-5 giorni la settimana e riescono a coprire le richieste e i fabbisogni sia della produzione che della ricerca e sviluppo. Da product designer ho potuto apprezzare il non avere alcun tipo di limite creativo in termini di design, continuando però a rispettare tutti i vincoli tecnici progettuali. Siamo leader del mercato perché riusciamo ad offrire ai nostri clienti prodotti innovativi anche grazie alla tecnologia di HP.